Stasera ci vediamo il Milan insieme. Che ne pensate? Perché? Ma non perché per guardarci il Milan. Voglio capire se gioca Cavani nel Manchester United e voglio studiarmi il Milan per capire se ci sono. Me la guardo distrattamente. Così. Amici bellini. Un po' di cereali, me li ha preparati Concetta prima. Sono troppo contento perché è una merda l'Anglais, è una merdaccia senza precedenti, perché mi ricordo la spinta su Demme, su Koulibaly e il gol che fece, uno schifezze, quindi devi essere punito, involontario, non me ne importa, non me ne importa niente, vai Mbappò. Non se ne fotte però, Mbappé teneva quella faccia e dice ti puoi muovere quanto vuoi tu, io la metto nel set. I giovani ragazzi, mezz'ora di dominio Barcellona, proprio dominio assoluto, i giovani vanno avanti. Scherziamo proprio, non scherziamo proprio. No, però io vi voglio sottolineare il terzino destro del Barcellona, Dest, il terzino americano che ha smontato la traversa, come ha detto Angioletti, ma veramente l'ha smontata, eh? Terzino americano, Napoli, comprati a Anthony Robinson, sentimi a me, qualche cosa di buono succede. Ciao. Boom! Mamma mia, che cazzo di gol che ha fatto! Proprio si è visto da come è partito il tiro, proprio vado solo io. Bellissimi, esterno, la palla che continua ad allontanarsi. E anche Mbappé si è fatto una bella mezz'oretta a terra, piangendo. Ah, aiuto! Proprio fermo, bloccato, perdita di conoscenza, perdita della memoria. Perché? Perché mo è arrivato un rigore, Courtois ancora peggio di Mario Rui, Courtois tremendo, ne abbiamo sempre parlato. E vediamo se addirittura questi ci vogliono credere. Due gol in un tempo si fanno, è incredibile. Lionel, secondo voi, non sta pensando anche a Ronaldo? In questo momento, dici ieri hai fatto una figura e merda, oggi ti dimostro che sono ancora io quello. Secondo me ci sta pensando. Pazzesco! I giovani ragazzi, i giovani che vanno avanti e i vecchi che sbagliano. Video fatto ieri, siamo troppo avanti, siamo troppo avanti. No, mi sono veramente, ma veramente addormentato. Un primo tempo anche divertente, il Barcellona, ma il secondo tempo, mamma mia, che noia assoluta. Ne possiamo parlare, però mi serve un'altra maglietta e a fa prima un pisolino, tanto poi sarà martedì quando esce questo video, quindi tutto a posto. Ma facciamo una magia delle nostre, che sono qua, vedete, ovviamente. È 1-2, e i rumori. Ma come si può? I rumori. Pass, pass. Ah, ehi. Molto meglio, molto meglio. Allora, Paris, alle Paris. Ragazzi, non è questione di tifare per il Paris Saint-Germain, per Mbappé o per Haaland. È questione che bisogna rinfrescarsi, bisogna rinnovarsi. Ora, bisogna essere anche onesti al contempo, perché il Paris Saint-Germain si è difeso in casa, il Barcellona nel primo tempo ha dato anche, insomma, ha dato segni di dominio, di potercela fare, poi succede il fatto del rigore di Messi, si sgonfiano completamente, nel secondo tempo non mi sembrano in grado, è entrato anche Firpo, vi è piaciuto Firpo? Ha giocato da centrale a destra invece lui che è terzino sinistro, insomma, secondo me Koeman è un ciuccio, ma sono opinioni mie, insomma, devi avere un centravanti, vedere Griezmann sacrificato in quel modo, Messi è come Ronaldo, Messi è un problema, perché sì, ti risolve le partite da solo con una giocata, però non è inquadrabile in uno schema di gioco. Griezmann deve andare dove non sta Messi in quel momento e Messi non fa fase difensiva. Insomma, ragazzi, i campioni tutto a posto, chi se li può permettere se li permettesse. Il Paris Saint-Germain ha dei campioni, però li vedo inquadrati in uno schema, li vedo più organizzati e meritano di passare e noi meritiamo di vedere cose nuove. Parlo del Napoli, adesso mi ritorno al discorso Napoli perché ieri non si è fatto altro che parlare del ritorno di Sarri e delle indiscrezioni e delle cose che lui ha detto. A queste condizioni vengo a telefonare, ma quando mai? Ma quando mai? Io non escludo niente perché nella vita tutto è possibile. Ho visto Ancelotti andare al Napoli che non potevamo aspettarcelo, ho visto Conte andare
andare all'Inter, ho visto Sarri andare alla Juve, ho visto cose pazzesche nel mondo del calcio, quindi tutto è possibile, anche il ritorno di Sarri è possibile. Ma chiedo io a te, Maurizio, numero 71, perché sei sempre un numero 71, ma ti conviene? Vi conviene? Diceva. Perché ti conviene venire qua con le problematiche, senza quel gruppo storico, con adesso parte della piazza, perché siamo scontenti di Gattuso, il gioco, non c'è il gioco, qual è il gioco? Qual è il gioco del Paris Saint-Germain? Che ci hanno fatto contro catenaccio e contropiede ieri, con Berratti, con Mbappé, con Draxler, con Di Maria, con Icardi, hanno fatto contropiede ieri, non c'è il gioco. Sarri torna a casa. Ma quelli che adesso sono più rumorosi contro Gattuso, ma aspettate due pareggi con Sarri, succede il cataclisma a Napoli. Un cataclisma. Ci ricorderemo che è un traditore, ci ricorderemo che non faceva giocare un ass, eccetera eccetera eccetera. Allora ragazzi, secondo me Sarri, che è un egoista, una persona che ha sempre pensato a se stesso, non viene a Napoli a rovinarsi anche quel ricordo che qualcuno smemorino non si ricorda più. 91 punti, hai fatto una cosa straordinaria, irripetibile. Non ce l'hanno fatto vincere lo scudetto, non fa niente. Per qualcuno di noi quello scudetto è vinto. Scudetto del bel gioco, del dominio, di tantissimi punti, record sopra record, di qualche scandaluccio arbitrale. Punto. Che tu torni, secondo me, ti rovini stesso tu. Non parlo nemmeno per il Napoli. Io magari adesso che analizzo le partite in maniera più profonda, vedere Sarri al ritorno, io posso fare meglio la lavagnetta tattica, posso vedere delle cose, posso analizzare di più. Io sono anche contento che non sarà più Gattuso il prossimo allenatore, perché imparo di più e vi do contenuti più interessanti. Perché oramai l'hanno capito, il gioco di Gattuso l'hanno capito, diciamo sempre le stesse cose. Sono pure contento se torna Sarri, ma sarei più contento di vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo, perché queste minestrucce riscaldate non funzionano. Anche Benitez non funziona, Mazzarri non funziona, Reia non funzionerebbe, credetemi. Cioè, gente, i rumori fuori di assembramenti. Concetta, chiama la polizia subito. Ma come? Non lo so, si possono assembrare. Vai, chiama. Ma veramente? Chiama, fidati. No, 911, vai. Insomma, il discorso di Sara. Ah, poi torna pure Jorginho. E poi dobbiamo fare il rinnovo a Insigne. E poi il coso di Insigne dice: non è vero, abbiamo parlato di altre cose. Giornalai, c'è una settimana in mezzo senza partite. Non siete più abituati alla settimana tipo, e quindi dovete inventare le cose. Disonesti che non siete altro. Purtroppo è così, ragazzi. E io non li posso combattere. Siamo una piccola community di 7000 e voi mi date sempre ottimi spunti, mi mandate anche messaggi per eventuali nuovi video, io lo apprezzo tantissimo. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale Telegram, facciamo tutte le cose belline, rimaniamo uniti almeno noi, perché all'interno dell'ambiente poi dopo è tutto spaccato, ognuno porta avanti la propria agenda, si dice agenda in inglese, they have an agenda, so sono dei secondi fini per cui fanno certe cose, fanno certe dichiarazioni, mettono in mezzo delle notizie un po' per sondare il terreno, un po' per vagliare, un po' per destabilizzare l'ambiente. Mamma mia, ieri ho sentito i Iannicelli, mamma mia, se potessi cancellare dalla memoria quella puntata di Campania Sport, mamma, Super Sport, mamma mia, cioè, mamma mia, l'Atalanta è scarsa, ha detto, vabbè, lasciamo perdere e concentriamoci su di noi. Stasera ci vediamo il Milan insieme. Che ne pensate? Perché, ma non perché per guardarci il Milan, voglio capire se gioca Cavani nel Manchester United, e voglio studiarmi il Milan per capire se ci sono delle cose che si possono fare domenica per attaccarli, magari torna Lozano, magari, capito, ci facciamo un'idea di come possono essere vulnerabili. Li abbiamo visti all'andata, ma era un altro Napoli, era un altro Milan, adesso ci sono delle cose diverse da fare, tornerà Manolas in campo, verrà confermato Spina, ci sono tanti dubbi, ce la vediamo insieme, io credo che ce la dobbiamo vedere insieme. Da New York, Valerio Pedro, è tutto. Questo è giusto per tenerci aggiornati, perché Mbappé ha vinto pure il Liverpool, quindi magari se il Lipsia esce ci vendete anche Ligno. No, non ce lo vendono. E mo si è tornato a parlare di Grimaldo e hanno messo Mario Rui in mezzo nella trattativa, come se io mi dedico allo studio di Guardiola e di Mourinho nel Tottenham, perché sto imparando delle cose incredibili. Però anche Pochettino, che è stato poi fatto fuori dal Tottenham, perché ovviamente era la fine del ciclo, no, post finale di Champions, non c'è capito più niente, hanno dovuto chiamare Mourinho e
adesso sto studiando Mourinho, mi sto studiando tutti questi sistemi, questi allenatori pazzeschi, perché fanno poi la differenza. Voglio capire se il Napoli è in grado con un allenatore di grido come era Ancelotti, se invece, se ci crediamo fino in fondo, se gli diamo giocatori adatti, se il Napoli ha fatto male a fare fuori Ancelotti, si doveva considerare, eccetera, eccetera, perché poi si arriva a Gattuso e bene o male le cose sono le stesse. E noi diciamo Gattuso out, ho capito e mi rendo conto, però probabilmente ci sono cose più profonde che devi risolvere, altrimenti puoi cominciare a cambiare allenatori in serie e non funziona più niente. Vado in difficoltà. Rumori, rumori, sì, vabbè, calma. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500, dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, bomba, oi, c'è stato tasto, non mi ricordo come mi chiamo.